bentornati sul mio canale. Come avrete dedotto dal titolo, questo è finalmente il video sugli addominali che mi piace fare. Allora, voglio iniziare facendo una piccola premessa. Tante persone vanno in palestra e fanno routine infinite di addominali. Bene, io sono colpevole del contrario. L'addome è una fascia muscolare che ho davvero dimenticato e non alleno quasi mai. Direte, ma come, hai gli addominali abbastanza definiti? Come fai a dire cose del genere? Allora, secondo me il bodybuilding è 70% alimentazione e 30% allenamento. Io in quel 70% sono abbastanza brava nell'alimentazione sana, equilibrata, rispettando le mie intolleranze, così non ho gonfiori. Mentre in quel 30% nel senso che gli addominali sono muscoli molto coinvolti in esercizi composti, come ad esempio lo squat, lo stacco. Adesso sto vedendo un pochino le trazioni, anche solo l'hip thrust. Quindi io li sento lavorare molto in quegli esercizi. Però c'è bisogno di dedicare una piccola parte del proprio allenamento, della propria routine, all'allenamento di addominali, perché sono una parte centrale del nostro corpo che risultano poi fondamentali per l'esecuzione di altri esercizi. Quindi io ho dovuto fare un pochino di cambiamento di testa, spostare la mia mentalità dal guardarmi e dire ma gli addominali sono abbastanza definiti, allora hai gli addominali, al sì, hai gli addominali abbastanza definiti, ma questo è grazie all'alimentazione, ma guarda che sono deboli, perché io non riesco a fare quell'esercizio di appendersi alla sbarra e tirare sulle gambe. Per me è fantascienza, io non ci riesco, non ho l'addome abbastanza forte. Quindi ho deciso di integrare più esercizi per l'addome, in modo da non pensare a quanto è scolpito, ma più a un quanto è forte. Quindi in questo video voglio farvi vedere i miei esercizi preferiti, sebbene sia una fascia muscolare che odio allenare, per l'addome. Per decidere quali esercizi fare mi sono affidata a Runtastic Results. Come sapete, se avete scaricato l'applicazione, Runtastic Results ha una lista di workout ma anche di esercizi. Gli esercizi sono poi divisi in categorie, ad esempio addominali e core, cardio, lower body, upper body, total body o flexibility. Poi si clicca sulle diverse categorie e si trova proprio una lista di esercizi da eseguire, divisi anche per basic, intermediate oppure difficile. Quello che ho fatto è scorrere tutti gli esercizi di addominali e decidere quelli che preferisco. Questo perché già è una fascia muscolare che odio. Se poi devo anche fare esercizi che odio e che non mi piacciono, diventa proprio una tragedia. Quindi, questa è stata la modalità con cui ho scelto gli esercizi e gli esercizi che vi farò vedere sono tra i miei preferiti e quelli che mi piace di più fare. Prima di iniziare, voglio un attimo parlarvi di Runtastic Results, perché quest'anno è totalmente cambiato e si è rinnovato. Praticamente è diventato molto più femminile. Sono stati introdotti più di 30 nuovi esercizi, tutti al femminile. Anche la persona che li fa vedere è una donna, mentre prima era un uomo. Anche il programma di 12 mesi è stato reso molto più affine alle donne. Inoltre sono stati aggiunti altri tantissimi esercizi per quelle fasce del corpo che le donne preferiscono allenare, glutei soprattutto. Ed è sempre rimasto fedele a quello che è, cioè riuscire a consigliare e fare degli esercizi a corpo libero senza bisogno di ulteriori attrezzi o macchinari. Quindi rimarrà sempre un'applicazione che io consiglio a chi non ha la possibilità di andare ad allenarsi in palestra e si vuole allenare a casa a corpo libero. Detto questo, iniziamo con gli esercizi per gli addominali che preferisco. Immancabile è il bicycle crunch. Molto importante in questo esercizio è il movimento della bicicletta e stendere le gambe dopo che si sono piegate. C'è un crunch dove il gomito cerca di raggiungere il ginocchio e il mio consiglio è che quando si è nel piegamento di fermarsi un secondo e sentire davvero lavorare l'addome. Un altro esercizio che mi piace è il glute bridge. Sinceramente io pensavo fossero per i glutei, però l'applicazione mi dice che è per gli addominali. Effettivamente poi quando l'ho provato ho sentito molto gli addominali lavorare perché si distendono e si contraggono, quindi è davvero un ottimo esercizio.
Un altro esercizio sono i planks, le tenute. Questi sono soprattutto per la parte core, per rendere più forte tutta la parte centrale del corpo. Qui io a me piace farlo in due variazioni, sia con le braccia tese oppure appoggiata sui gomiti. Molto importante questo esercizio è tenere il corpo rigido, ma soprattutto tenere i gomiti direttamente sotto le spalle, né più avanti né più indietro. E un consiglio che ho sentito funzionare molto su di me è inarcare leggermente la schiena, cercando di spingere l'ombelico indietro e in dentro, così sentendo di più lavorare la parte centrale e gli addome. Comunque, questi sono piccoli accorgimenti, consigli che vi consiglio di provare, testare e vedere cosa funziona per voi, piuttosto che quello che vi dico, prenderlo per chiaro e tondo, magari non è vero per voi. Un altro esercizio sono i leg raises. Con questo esercizio ho un rapporto un po' odietamo, perché fa davvero male, perché vai davvero a colpire tutta la zona addominale. E una cosa da sapere è che non esistono gli addominali alti, gli addominali bassi. L'addominale è tutto un muscolo e si può allenare concentrandosi più sulla parte alta e sulla parte bassa. Quindi è importante non concentrarsi magari soltanto su una zona, ma cercare di bilanciare entrambe. Nel leg raise l'importante è tenere sempre un controllo delle gambe che scendono e che salgono, senza mai lasciarle andare o toccare per terra, e nel caso tenerle dritte, perfettamente dritte, risulti troppo difficile, si possono piegare leggermente. Un altro esercizio sono i side plank dips, nel quale lavorano soprattutto la parte addominale laterale, e per me è un esercizio abbastanza difficile, perché da una parte mi sembra di farlo bene, mentre se mi giro dall'altra mi sembra di farlo male, perché bisogna stare molto attenti e controllare la posizione del corpo in modo che non si vada né troppo avanti né troppo indietro, così da sforzare la schiena. Bisogna cercare sempre di rimanere in linea, tenere il gomito direttamente sotto la spalla e sentire lavorare l'addome, e non deve essere tensione nel resto del corpo. Un altro tipo di esercizio che mi piace sono i frog crunch, nel quale si tengono le gambe aperte a rana e si fa un normalissimo crunch, tenendo le braccia indietro ma comunque tenendo il collo dritto. Quando si fa un crunch, che sia come questo a frog per terra o che sia sulla palla, l'importante è che quando si sale si cerca di spingere indietro l'ombelico. Un errore comune è contrarre invece verso l'esterno l'addome, invece che come quasi succhiarlo lì dentro. Quando si succhia lì dentro si sente molto lavorare ed è così che deve lavorare, mentre spingerlo lì fuori è un errore comune che non deve essere fatto. Molto importante anche nei crunch è la respirazione, che serve appunto anche a controllare l'ombelico. E un altro esercizio che mi piace per la zona degli addominali laterali sono i side reach crunch, che praticamente fai un mezzo crunch e poi ti giri per raggiungere i talloni con le mani. Qui è sempre molto importante cercare di limitare la tensione sul collo, perché a lungo andare può fare male. Quante serie e quante ripetizioni? Allora, dipende. Potete farlo o al circuito, quindi magari decidere di prendere 3-4 esercizi e farli uno dopo l'altro, tot di pausa, e poi ripetere questi esercizi altre 3-4 volte, oppure decidere di fare ogni esercizio 3 volte con tot di pausa in mezzo. Questo assolutamente dipende da voi e dalle vostre preferenze. Per le ripetizioni, secondo me l'addominale è un muscolo che deve essere allenato a cedimento, quindi io non ho mai un tot ripetizioni da fare, sinceramente non le conto nemmeno, inizio e faccio finché non ce la faccio più. E secondo me è molto più efficace, piuttosto che porsi un limite, magari 15, e però magari a 15 non è nemmeno il fiatone, non fa nemmeno fatica. Secondo me bisogna chiudere la serie quando si sente il muscolo bruciare e andare a fuoco. Lì è davvero quando si sta lavorando, si è raggiunto il limite e si sta sforzando il muscolo. E basta, questi sono i miei esercizi preferiti per gli addominali, anche se io odio fare addominali. Mi impegnerò a farne di più, perché come al solito è una questione di equilibrio, non bisogna fare troppo di una cosa né troppo di un'altra, né farne zero. Silvia. Detto questo, io vi saluto, spero che questo video sia stato utile e che vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo video.